Ci colleghiamo con Roma, con il ministro, con Venezia, anzi credo, ministro, col ministro della funzione pubblica, il professor Renato Brunetta. Professore, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Ciao David. Ciao, buonasera ministro. Io partirei da qua. Lei ha parlato di questo momento come di una congiuntura astrale straordinaria. Partiamo da qui. Che cosa intende, ministro? Beh, intanto tiriamo un po' sulla platea. Congiuntura astrale vuol dire... È un momento straordinario per il nostro paese, che inizia non oggi, ma circa un anno e un mese fa, un anno e due mesi fa, quando Angela Merkel cambia posizione. Cambia posizione rispetto alla sua solita filosofia, vale a dire mai debiti da parte dell'Unione Europea, e dice per vincere la recessione, la crisi dovuta alla pandemia, l'Europa, l'Unione, si indebiti, vada sui mercati, acquisisca risorse con la AAA e le distribuisca ai paesi che ne hanno bisogno, quelli più colpiti. Questo è stato chiamato il momento Merkel, ricordando il momento Hamilton dal ministro del Tesoro americano, che dopo la guerra di liberazione 1780, di fatto salvò tutti gli stati che uscivano con le ossa rotte dalla guerra con l'Inghilterra, mettendo in conto al tesoro della Confederazione, al tesoro degli Stati Uniti, i debiti degli Stati. Quello fu il collante degli Stati Uniti d'America ed è ancora il collante degli Stati Uniti d'America, talché il buon Alexander Hamilton ha la sua effigie raffigurata nel biglietto da $10 degli Stati Uniti, pur non essendo stato un presidente degli Stati Uniti, perché questa è la regola. Il momento Merkel è una simile congiuntura, per cui Angela Merkel dice, contrariamente a quanto avevo sempre pensato, è il momento di indebitare l'Europa in maniera limitata, solo per il dopo pandemia, però è il momento di indebitare. E questa è la svolta che cambia tutto, che cambia rispetto soprattutto all'altra gestione della crisi, vi ricordate, quella del 2008, quella dei subprime. Lì allora era sangue, sudore e lacrime, fate i compiti a casa, manovre correttive, siete pieni di debiti, è colpa vostra, la logica protestante, chiamiamola così. Quella fu una stagione che abbiamo pagato duramente. Questa stagione, quella iniziata un anno fa, è una stagione completamente diversa. E questo è il primo momento, è la prima congiuntura astrale. La seconda congiuntura astrale è Mario Draghi, molto semplicemente, molto, come dire, con grande riconoscimento della sua credibilità. La persona più credibile in questo momento a livello internazionale, certamente l'italiano più credibile a livello europeo ed internazionale, e molto probabilmente nel G20 quello che ha più credibilità di tutti gli altri suoi colleghi, gli altri 19, quello che ha più credibilità. Non perché l'Italia sia il paese più potente, ma perché lui ha più credibilità. E voi che conoscete l'economia, questo è un invisible asset straordinario. Con la credibilità e con la reputazione, come dire, si fanno gli affari. Questo vuol dire attrazione di capitali, questo vuol dire cambia la percezione dell'Italia. E questo è forse la cosa più importante in questo momento nel nostro paese. Se poi ci mettiamo l'ultimo momento della congiuntura astrale totalmente casuale, e cioè abbiamo la presidenza del G20, a Venezia in questo momento, in queste ore, domani, dopodomani, si riuniscono i grandi della terra, dell'economia, per stabilire alcune cose straordinarie, importanti, di momento, di passaggio rispetto a una nuova regolazione globale, sia sull'ambiente che sulla tassazione, beh, ci rendiamo conto che questo è un momento straordinario per il nostro paese. Merkel, Next Generation EU, Draghi, credibilità, reputazione, G20. Potete dirmi, ma che c'entra tutto questo con noi? Beh, questa è la vita del nostro paese, questa è la ripresa, questo è il recovery, anche perché, non so se ve ne siete accorti, ma certamente meglio di me, l'Italia è in boom economico, sta crescendo al 5%,
Oggi c'è stata una piccola defaillance sulla produzione industriale, però la tendenza è 5%. E voi sapete, se la media è il 5% quest'anno, vuol dire che gli ultimi mesi di questo anno 2021 saranno all'8, al 9% per avere una media del 5%, e che il trascinamento per l'anno prossimo sarà altrettanto del 5%, perché se il finale di anno mensile trascina sull'anno successivo un 2 più 3 di acquisito, vuol dire che anche l'anno prossimo noi cresceremo al 5%, il che vuol dire che in due anni noi recupereremo tutto il gap, tutta la caduta straordinariamente tragica del 2020, l'anno della pandemia. Ecco, questa è l'Italia oggi, un paese che sta diventando simpatico, che sta tornando appetibile, che sta tornando un paese in cui è interessante investire, sapendo tra l'altro che non è stato speso ancora un euro del Next Generation EU, non è stato speso ancora nulla, ma sono successe altre cose. È stato approvato a fine aprile, in tempo, tra i primi, il PNRR, vale a dire i 200 miliardi, il piano di spesa di 200 miliardi. L'abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri, è stato approvato dal Parlamento e siamo stati tra i primi. Questo PNR, ce l'ha detto la von der Leyen 10 giorni fa, ha ricevuto tutti A e una B, vale a dire è stato valutato al top degli altri piani europei. Da quanto tempo non succedeva una cosa di questo genere? Che eravamo in tempo, non in ritardo, che eravamo credibili e che i nostri piani erano valutati positivamente. Ecco, questo è il momento astrale straordinario che stiamo vivendo. Ieri abbiamo approvato la riforma della giustizia penale. Da quanto tempo ne parlavamo? A maggio abbiamo approvato un decreto di 68 articoli sulla semplificazione e ne so qualcosa, lo stiamo approvando definitivamente alla Camera. Il 3 giugno abbiamo approvato quello sul reclutamento, vale a dire come approvvigionarsi di capitale umano, vale a dire di skills, di specializzazioni per gestire il Next Generation EU, per gestire il piano, per gestire i 200 miliardi di progetti a cui vanno sommati altri 30 aggiuntivi da parte del Paese. Ecco, questi sono fatti. Tre riforme importantissime, fondamentali, che stanno cambiando, cambieranno la faccia del nostro Paese. Ma dirò ancora di più, e lo dico agli imprenditori privati, tutto questo sta producendo un altro fenomeno: credibilità, reputazione, rispetto degli accordi, rispetto del PNRR, le riforme in atto, stanno producendo un'attrattività nei confronti dei capitali privati, esteri e interni. Io ho fatto un po' di conti, penso che nell'arco del quinquennio la quantità di attrazione di capitali privati indotta dal piano e dalle risorse pubbliche del piano possa essere un multiplo delle risorse pubbliche. Se abbiamo 230-240 miliardi a disposizione di risorse pubbliche, parte grants, parte loans, io credo che la parte privata attratta sia sui capitali esteri che capitali interni possa essere un multiplo dei 230, dei 240 miliardi. È un multiplo, tra l'altro, che si spende anche più facilmente delle risorse del PNRR. Questo è la congiuntura astrale. Come tutte le congiunture, ovviamente può andare tutto bene, come l'onda verde nelle strade, e si imbocca un semaforo verde, poi un altro verde, poi un altro verde, e uno dice: mamma mia, cosa mi sta succedendo? E si chiama onda verde. Ma basta un intoppo, basta un blocco, basta qualcosa, e l'onda verde si trasforma in onda rossa, e cioè è tutto il contrario. Quindi occorre che la congiuntura astrale rimanga tale, rimanga positiva, rimanga dotata di credibilità. E per far questo, un altro passaggio, occorre che tutto questo metta i piedi per terra, diventi sogno collettivo, diventi sogno di un intero paese, di famiglie e di imprese. Voi ne sapete qualcosa, cosa sono i sogni? Un'impresa è un sogno realizzato. Ecco, io credo che si debba passare quanto prima possibile dalla finanza europea
dal momento Merkel alla credibilità di Draghi e del suo governo, alle riforme fatte al Consiglio dei Ministri, approvate in Parlamento, che tutto questo diventi appropriazione del Paese. Questo non è ancora avvenuto. Diventi progetto, diventi realizzazione del progetto, diventi saldi, stati di avanzamento lavori, perché l'Europa ci dà i soldi solo se gli presentiamo il SAL, lo stato di avanzamento lavori. Vedete com'è prosaica questa stagione. SAL è la stagione dei SAL, degli stati di avanzamento lavori, perché solo così l'Europa ci dà i soldi. Vedete, il PNRR, lo dico in maniera brutale, non è altro che un contratto. Soldi in cambio di riforme. Noi stiamo facendo le riforme, ci danno i soldi, e coi soldi bisogna produrre efficienza, produttività, felicità, giustizia sociale, capacità di creazione di nuovi posti di lavoro, di nuovi prodotti. Ecco, questa è l'Italia che abbiamo davanti. Il sogno, l'appropriazione di queste risorse straordinarie, pubbliche e private. Solo se si fa un blend tra pubblico e privato, cambiando lo Stato, cambiando la burocrazia, cambiando il modo di relazionarsi della burocrazia nei confronti delle famiglie e delle imprese. Ecco, noi stiamo facendo questo, o cerchiamo di fare questo, viviamo dentro questo momento, devo dire con un certo quale entusiasmo, forse eccessivo, me ne scuso, però vedete, dopo 10 anni di letargo, 10 anni di sangue, sudore e lacrime, 10 anni di manovre correttive, 10 anni di blocco della contrattazione, 10 anni di blocco del turnover, 10 anni di blocco dei contratti. Ecco, dopo questi 10 anni di letargo, dalla crisi del 12-13 anni di letargo, dalla crisi del 2008 ad oggi, beh, questo è un momento in cui ci sentiamo di respirare e di sognare. Ecco, questo è il momento di sognare, e sognare tutti insieme. Ministro, le voglio chiedere questo, perché lei ha interpretato perfettamente quello di cui abbiamo discusso qui da questa mattina. E esattamente anche queste sue parole, gli imprenditori lo hanno ripetuto, la credibilità, la nostra reputazione. Allora le voglio chiedere questo suo ragionato e fondato entusiasmo, che io ho sentito, abbiamo raccontato qui oggi. Le voglio chiedere, da anche profondo conoscitore della politica, quale lei oggi torna a fare il ministro della pubblica amministrazione, le voglio chiedere questo: finita questa fase, finito questo quadro, non è che i partiti, e questa è la paura che c'è qui e le trasferisco, non è che i partiti torneranno, come dire, alle loro identità, alle loro coalizioni, anche alle loro, no, alle loro lotte, e si perderà quello spirito straordinario che lei ha descritto poco fa? Non c'è questo rischio alla fine della legislatura? Ma vede, noi non dobbiamo aver paura della democrazia, non dobbiamo aver paura della fine della legislatura, non dobbiamo sospendere i cicli elettorali, guai a noi. La democrazia è il sale del capitalismo, è il sale dell'accumulazione, è il sale della giustizia sociale. Se non ci fosse democrazia, come dire, non ci sarebbe tutto questo. Ma vede, io credo che se il governo Draghi salverà l'Italia, e la sto già facendo, nulla poi sarà più come prima. Questo è un mio convincimento, anche rispetto a questa mia seconda esperienza di governo. Io ho fatto un'esperienza di governo altrettanto straordinaria, con un governo che aveva vinto le elezioni, che quindi era una maggioranza politica, e che ha incrociato la crisi del 2008. Pensate, quando io ho giurato, mi pare era l'8 maggio del 2008, lo spread era a 75-76, e sapete tutti come è andata a finire alcuni anni dopo. Per cui ne ho passate di tutti i colori, e quello era un altro momento, un altro pezzo della storia. Gli storici lo descriveranno, e quindi poi potremo decodificare anche quel momento. Oggi la situazione è totalmente diversa. Oggi abbiamo, per questo ho usato questa metafora della congiuntura astrale, pur non credendo io nell'astrologia, ovviamente, ma abbiamo questa grande occasione di cambiare l'Italia. E se riusciamo a cambiare l'Italia, vedete, dovremmo fare circa 40 riforme nell'arco di 2 anni,
rispetto come quelle che abbiamo fatto nei primi mesi. Ci sarà prossimamente la giustizia civile, ci sarà la concorrenza, ci sarà una nuova delega sull'anticorruzione e così via. Ecco, se noi riusciamo con questo ritmo, con questa forza, con questa credibilità, con questa reputazione, con questa, come dire, non fermarsi mai. Io avevo consigliato a Draghi addirittura di cancellare le vacanze per continuare su questa strada, perché questo è il momento. E quando incroci il momento fondamentale, non vai in vacanza. La tua vacanza è il lavoro che stai facendo per il tuo paese. Bene, quando noi avremo accumulato una decina di queste riforme che cambiano la faccia del nostro paese, pensate alla semplificazione, pensate al codice degli appalti, pensate alla nuova via, pensate alla digitalizzazione, funzione della semplificazione e il cloud, pensate il poter consentire la messa a terra di decine, decine, se non centinaia di progetti riccamente finanziati. Lavoro per tutti, produttività per tutti, efficienza per tutti, con l'attrazione di capitali privati. Bene, dopo tutto questo, voi pensate che la cultura dei partiti, la dialettica tra i partiti rimanga la stessa? Io credo di no. Io sono in questo momento in modalità zen, come dire, rispetto i partiti, rispetto la loro dialettica, rispetto tantissimo il Parlamento perché è il luogo della legittimazione democratica, però da questo punto di vista io dico, guardo le riforme che mi sono impegnato a fare con la Commissione Europea. Vi racconto questa storia. Sapete come è stato scritto il PNRR? Prego. È stato scritto spesso di notte in call con la Commissione Europea e con i direttori di settore della Commissione Europea, perché abbiamo concordato parola per parola sulla giustizia, sulla concorrenza, sulla pubblica amministrazione, sulla semplificazione, parola per parola. E conoscevano i nostri mali, direi, meglio di noi. E con questa interlocuzione, con questa condivisione, noi abbiamo scritto il contratto che si chiama PNRR. Da questo contratto sono venuti fuori i decreti, verranno fuori tutti i decreti. E vi faccio un piccolo annuncio divertente. Allora, i decreti sono ovviamente scritti in mandarino. Il mandarino è il linguaggio della Gazzetta Ufficiale. Ecco, sto realizzando un mio sogno di sempre, di scrivere gli stessi decreti in linguaggio comprensibile finalmente per tutti. In maniera tale che tutti i decreti del PNRR, figli del PNRR, siano leggibili da tutti, da qualsiasi persona, da qualsiasi imprenditore, da qualsiasi famiglia, da qualsiasi artigiano, da qualsiasi, come dire, anche professore di economia che non capisce nulla o molto poco del linguaggio dei giuristi. Ecco, anche questa è una rivoluzione, anche questo è un modo di cambiare il paese. È un sogno, è un sogno. Ci stiamo lavorando e mi piacerebbe già i primi due decreti, quello semplificazione, lo dice la parola stessa, e quello reclutamento, averlo nell'arco di qualche settimana scritti in maniera comprensibile. Ecco, questo è l'Italia di oggi, in cui anche i sogni che noi abbiamo sognato da tanto tempo, una burocrazia semplice, efficiente, siano percorribili. Faccio un altro esempio. Quasi tutti noi siamo andati a farci il vaccino. Abbiamo prenotato, siamo stati confermati, siamo entrati, abbiamo atteso, ci hanno fatto l'iniezione e abbiamo trovato, non so se ve ne siete resi conto, una burocrazia diversa, un'Italia diversa, più gentile, più accogliente. E gli anziani venivano accolti e mandati magari a casa in taxi. Ecco, ma perché tutta la burocrazia non può essere così? Ma perché non può essere fatta di 10, 100.000, 100.000 figliuolo? Con penna compresa, cappello d'alpino compreso. Ecco, il mio sogno è anche questo, e perché non riuscirci? Ecco, che quando chiami la pubblica amministrazione ti risponda,
e ti risponda gentilmente, e oltre che a risponderti gentilmente ti risolva anche un problema, perché siamo sempre stati abituati che chiami e non ti risponde nessuno. Ecco, forse questi sogni sono possibili solo se diventano proprietà di tutti, se diventa questo piano, questo Next Generation EU, questo momento Draghi, questo momento Merkel, diventano di tutti, il sogno diventi di tutti. Un'altra cosa che vi anticipo, mi piacerebbe molto per l'autunno avere in ogni città, in ogni provincia, in ogni sede universitaria un momento di riflessione, tutti insieme, corpi intermedi, sindacati, Confindustria, imprenditori, sì, università, ricercatori, CNR, un momento in cui si discute del Next Generation EU, tutti insieme, legato al proprio territorio, legato a quei progetti, in maniera da far diventare quei progetti, quelle risorse, risorse e progetti di tutti. Ecco, questo è l'altro sogno, semplificazione, capitale umano da reclutare e da immettere nella pubblica amministrazione per farla diventare più, più efficiente, più smart, avere la possibilità di condividere questa enorme quantità di risorse, a cui aggiungere poi 2-3 volte tanto risorse private grazie agli spiriti animali del mercato, di cui non bisogna avere paura. Se lo Stato è forte, il mercato deve essere altrettanto forte, in maniera tale da fare sintesi. E la sintesi, da vecchio liberal socialista, per fare un paese più giusto, più libero, senza disuguaglianze, senza dolore, senza abbandoni, per non lasciare nessuno indietro. Ecco, questo è il mio sogno, lo stiamo realizzando, ho questo grande privilegio, che lo stiamo realizzando con Mario Draghi, lo stiamo realizzando con l'Europa. Grazie Ministro Brunetta, questa sua storica battaglia sulla trasparenza mi ricorda quello che diceva Luigi Einaudi, il famoso conoscere per deliberare, e quindi siccome la sua storica battaglia è quella di rendere la pubblica amministrazione amica e quindi di far conoscere tutti gli atti, lo fece già quando per la prima volta ricoprì l'incarico a quel ministero, insomma oggi va avanti nella sua battaglia. Grazie Ministro grazie Brunetta. A voi, grazie a tutti.